Lo avevamo annunciato qualche tempo fa, avevamo parlato proprio in questa sede a Palazzo Pella, ci troviamo in via Tripoli a Biella insieme all'assessore Scaramuzzi del bando per distribuire buoni. Avete iniziato così? Abbiamo iniziato la distribuzione di buoni spesa, distribuiremo per Natale circa 33.000 euro, quindi direi che è una cifra che farà felici diverse famiglie della nostra città. E avevamo destinato una parte di fondi anche alle utenze, al pagamento delle utenze. Di queste, devo dire la verità, ne sono arrivate meno di richieste, ma anche perché c'era un requisito differente rispetto a quelli che chiedevamo per i buoni spesa. Per i buoni spesa non bisognava essere percettori di reddito di cittadinanza, bisognava essere residenti nella città di Biella, eccetera. Per quanto riguarda invece il discorso del ristoro della TARIP, per ora, che diventerà TARI, chiedevamo anche che, ovviamente, visto che sono buoni che lo Stato ci ha dato a seguito dell'emergenza Covid, non avessero morosità antecedenti al 2019, questo forse ha creato qualche problema in più. Come funziona? Qual è il valore e come vengono spesi questi buoni spesa? Allora, il valore dipende dal numero delle persone che compongono il nucleo familiare. Quest'anno abbiamo cercato di aumentare la cifra che distribuivamo gli altri anni, in modo tale da dare la possibilità prima di Natale di poter fare la spesa, diciamo, per pranzo di Natale e Capodanno. Quindi avevamo i nuclei fino a 2 persone che percepiranno 200 euro di buoni, 3-4 persone 400 euro, oltre 600 euro, che direi che è un bel sollievo per le famiglie. Diversi gli operatori, non solo, noi spesso vediamo gli assessori, coloro che rappresentano poi l'istituzione, ma sono tanti coloro che lavorano anche negli uffici per ottenere risultati che insomma poi sono frutto così dell'impegno di molti. Certo, questo sicuramente, io non finirò mai di ringraziare gli operatori che collaborano con me, perché veramente dedicano giornate, ore, con una dedizione che, se posso, c'è stata una parte del Consiglio Comunale di ieri che mi ha fatto star male, perché secondo me le persone devono essere trattate tutte nello stesso modo, che siano ristrette, che siano, insomma, c'è stata una parte del Consiglio che non ho apprezzato, ma comunque questa è una parentesi che vorrei sottolineare. Tanti che collaborano con me, quest'anno abbiamo utilizzato una modalità diversa rispetto agli anni precedenti, perché grazie anche al lavoro di Massimiliano Gaggino, l'assessore all'informatica, quest'anno le domande le ricevevamo sul sito del Comune di Biella, dovevano essere compilate online e quindi, diciamo, sotto un certo aspetto abbiamo semplificato il lavoro di alcuni nostri operatori. È stato fatto il controllo nucleo per nucleo della composizione del nucleo familiare. Per quanto riguarda i buoni spesa, abbiamo fatto un'ulteriore verifica per ogni componente del nucleo familiare che non fosse percettore di reddito di cittadinanza, perché chiaramente questo era uno dei requisiti. Allora, cogliamo l'occasione sicuramente per fare i migliori auguri di buon lavoro, di buone feste a lei e a tutto, insomma, il comparto e a tutti gli operatori che rappresenta. Grazie, io ringrazio tutti e speriamo nei prossimi giorni e nel prossimo anno, lo diciamo ormai da 2 anni, speriamo che questa sia la volta buona. In bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, grazie.